IFA 2016 di Berlino, siamo allo stand Alcatel con i nuovi arrivati della famiglia di dispositivi presentati qui ad IFA, il nuovo Alcatel Shine Light. Shine Light è un design davvero aggressivo, come è possibile notare c'è un vetro Dragon Trail sia sulla parte posteriore che sulla parte frontale, racchiuso in un frame in alluminio lavorato davvero molto bene, anche del Diamond Cut dovunque, anche sui pulsanti qui di funzione. I tasti sono esterni, quindi non sono a schermo come il resto della famiglia Alcatel di dispositivi. Il dispositivo è molto compatto perché è un 5 pollici, la risoluzione si ferma ad HD, ma c'è da dire che la qualità di questo display è davvero molto buona. Il software è Android 6.0 Marshmallow, personalizzato giusto per quanto riguarda le icone da parte di Alcatel. Abbiamo un processore MediaTek Quad Core, 2 GB di RAM, 16 GB di memoria interna sono espandibili, abbiamo una batteria da 2040 mAh e un comparto fotografico che prevede una fotocamera posteriore da 13 megapixel con flash LED e una fotocamera frontale da 5 megapixel. Il dispositivo ha un sensore di impronte digitali qui sul retro, ci è stato illustrato che questo è un sensore in grado di registrare fino a 5 dita, ad ogni dita può essere ovviamente aggiunta una singola applicazione in modo da poterla lanciare in maniera rapida semplicemente poggiando il dito selezionato. Bello, piccolino, compatto, il display è davvero una buona unità, anche se non è full HD, comunque su un 5 pollici la risoluzione si spalma bene. Arriverà in Italia ad ottobre ad un prezzo di 199 euro. Ciao a tutti ragazzi, siamo qui allo stand Alcatel a IFA di Berlino e oggi vediamo l'ultimo tablet della casa ormai cinese, che prima era francese, ossia il POP 410 4G, un tablet come avrete capito 10 pollici con uno schermo full HD, molto bello devo dire, perché qui siamo appunto sotto le luci e i colori si vedono molto bene, forse trattiene un po' di ditate come si vedrà in video, ma l'esperienza è comunque piuttosto positiva. Monta Android Marshmallow, come si vede da questa schermata, nella sua versione 6.0.1. Un'altra cosa su cui punta molto Alcatel è lo spessore, che è di soli 7,95 mm, quindi veramente un tablet molto sottile per essere 10 pollici. Ovviamente fosse stato più piccolo questo spessore sarebbe stato solamente nella media, ed un peso abbastanza contenuto perché si tratta di 449 grammi, quindi si tratta di un dispositivo veramente maneggevole e di facile utilizzo. Le fotocamere presenti su questo tablet sono come quelle di molti altri tablet, cioè messe lì giusto in caso di necessità. Avanti abbiamo una 2 megapixel, mentre sul retro abbiamo una semplice 5 megapixel anche senza flash, mentre qui sotto questo sportellino abbiamo gli ingressi per micro SD e SIM, in quanto appunto come detto nel nome si tratta di un tablet che supporta la connettività 4G. Il display è un full HD, quindi come vi dicevo 1920x1200, quindi anche qualche cosa oltre il semplice full HD, e ha un processore octa-core non meglio specificato, in questo senso Alcatel non ci ha dato troppe informazioni. Arriverà in Italia ad ottobre, non sappiamo il prezzo, anche in questo caso Alcatel non ci ha fornito informazioni, ma in questo caso vi rimandiamo al sito techzilla.it all'articolo completo, dove magari riusciremo a dare qualche informazione in più. Un saluto a tutti da Tony Castano. Sexy.